Elusivo nel fornire risposte sulle misure straordinarie a sostegno delle aziende agricole del Metapontino, colpite e messe in ginocchio dall'alluvione dello scorso 1° marzo. Così è apparso l'intervento del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Saverio Romano, all'incontro della Copagri che si è svolto ieri a Matera. Il ministro ha lasciato subito dopo la sala del convegno, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni ai giornalisti. Abbiamo risposte allora per la calamità solo locale della Basilicata? Mi avete ascoltato, ho parlato a lungo, purtroppo devo andare a prendere un aereo, io non sono mai scortese con i giornalisti. L'elusività del rappresentante del governo non è stata gradita dall'assessore regionale all'agricoltura Vilma Mazzocco. Sono state risposte sicuramente parziali, perché noi abbiamo chiesto al ministro una battaglia di civiltà. Secondo noi il milleproroghe va rivisto, perché non è possibile che se ci sono calamità naturali che colpiscono i diversi sistemi produttivi siano i territori e le comunità colpite a dover essere colpite praticamente due volte, con un aumento delle tasse che possa fare accedere al Fondo Nazionale di Protezione Civile. E siccome riteniamo che le calamità naturali sostanzialmente colpiscono sempre ed anche il sistema produttivo agricolo, ci saremmo aspettati dal Ministro quello che ci aveva detto la scorsa settimana.